Voi la sapete la barzelletta del Bestetti? Chi la sa? È fondamentale. Abbiamo uno che si chiama Bestetti. Avete tempo 5 minuti di più? Allora ve la racconto. Commendator Bestetti, come tutti i commendatori seri, milanesi, sono le 10 di sera e ancora al tavolo, alla sua scrivania, a lavorare. Improvvisamente si apre la porta ed entra come un Erinni la signora Bestetti, che comincia ad andargli addosso con la borsetta sul tavolo, qualche volta anche sulle spalle, e dice: Tom Ponzi mi ha raccontato tutto. Cos'è che ti ha raccontato? Mi ha raccontato che tu tutte le sere vai al night e consumi i soldi della famiglia. I soldi si sono sul nostro conto segreto della UBS a Lugano, ma io ti distruggo, vado dai PM, vado dalla Guardia di Finanza, vado dall'Agenzia dell'Età, ma non è mica vero, io andrò sì qualche volta quando c'è un americano e qui stiamo parlando di lavoro, alle 10 di sera lui non sa cosa fare, lo porto al night. Stasera vengo anch'io al night, dice lei, ma no, no. Morale, povero commendatore Bestetti, è costretto a salire in macchina e a indirizzarsi verso il night con la moglie a fianco che consiglia, continua a dargli addosso. Arriva il night, c'è il buttafuori, buonasera commendatore Bestetti, come sta stasera? Sta bene, eh? Te viste? Che lì? Ma no, che lì le minchie, io ho messo qui a lavorare, era uno fratello del nostro il Purtè, no? Gli ho fatto un favore e l'ho messo a lavorare. Arriva la sigaraia, i sigari preferiti dei commendatori Bestetti. Ti hai visto? No, no, questa qui è la Tusa, questa qui è la Neuda della mia segretaria che alla sera aveva bisogno di incrementare le entrate e l'ho messa anche qui. Arriva il metro, il tavolo di centro davanti a tutti dei commendatori Bestetti. Si siedono, arriva lo spettacolo, qua si potrebbe fare a lungo, tutte le ballerine che si incrociano, infine la più bella della troupe, che fa lo strip completo e l'ultimo indumento lo prende, vediamo se so un fazzoletto che me lo faccia, sì, ce l'ho, e con questo ultimo indumento che potete immaginare quale sia, dice, e queste a chi lo do? E tutto la clientela in coro, al commendator Bestetti. Disgraziato, è finita, ti repentirai. Papa, sono uscito, aspettami, no, fornisci. Dai, lei va là, prende un taxi, sale, lui corre dietro, riesce ad agguantare il taxi, sale su anche lui, ma lei continua, disgraziato, vai a fare, sei una cosa, spurca su, è la cosa, in qui di là. A un certo momento il tassista non ne può più, si ferma, si volta e dice, commendator Bestetti, di troie ne abbiamo caricate tante, ma vuna, brutta, vecchia e cattiva come questa qui, mai.